Eccoci qua ragazzi, oggi con l'ultimo dei tre starter, non meno importante, abbiamo Squirtle, Wartortle e Blastoise. Non li prenderò tutti dal primo all'ultimo, quindi sceglierò appunto alcune tra quelle che mi piacciono di più e niente. Buona visione ragazzi, tanto già sapete come funziona il video, se volete mettere like mettetelo, se non volete mettere like non lo mettete, tranquilli, nessuno si offende e niente, buona visione. Come ogni video di Blastoise che si rispetti, c'è bisogno di bere un po' d'acqua. Allora, attenzione, oggi la collezione di Blastoise è nettamente inferiore rispetto a quella di Charizard, ma non per colpa mia, proprio perché sono state, diciamo, stampate meno carte nel corso degli anni rispetto ai Charizard, quindi, diciamo, posso ritenermi soddisfatto di quelle che ho, però sicuramente saranno di meno dei Charizard, dato che queste sono di Blastoise e quelle di Charizard erano quasi il triplo. Comunque, vabbè. Andiamo subito a vedere le carte senza perderci in ciance e iniziamo subito con questo spettacolare Dark Blastoise in italiano. Allora, andiamo con... vabbè, appunto, Dark Blastoise. Dark Blastoise olografico, però in inglese, quindi abbiamo italiano e inglese al limite di tutte e due. Poi Squirtle, prima edizione del Team Rocket. Dark Wartortle, Team Rocket. Dark Blastoise raro in prima edizione. E attenzione, Dark Blastoise prima edizione olografico pagato, questo qua, di solito non parlo mai dei prezzi eccetera, lo sapete, ma questo qui l'avevo pagato tipo o 8 o 20 euro, non mi ricordo, comunque un prezzo proprio molto basso. Poi andiamo con Squirtle Expedition, bellissimo startwork, forse è l'unico a cui piace l'artwork, so io, comunque vabbè, questo è bellissimo. Poi sempre Expedition, Blastoise, raro, pure questo è bello l'artwork, che sta tipo... si vede mezzo sotto acqua, mezzo sopra, tanta roba. Poi abbiamo Blastoise, questo qua uguale, è una carta che ho da circa 20 anni. Poi andiamo con Blastoise Reverse, numero 4, invece questa qui che avevamo prima era rara, numero 37, quindi diversa. Poi abbiamo, perché questa qui dovrebbe essere anche in versione olografica, ma io non ce l'ho. Poi Blastoise EX XY 122 promozionale di generazioni, Blastoise XY 30 di Latin, Wartortle di legami inossidabili, Squirtle Reverse, Blastoise GX. Poi abbiamo, attenzione, Blastoise Piplup GX. E qui abbiamo Blastoise con uno swirl spettacolare. Questa è in giapponese, quindi come potrete vedere anche là dietro dallo sfondo abbiamo una delle poche baguette che ho, diciamo, di carte. Ed è Mint 9, eccolo lì, Blastoise, questo uguale a quello. Poi abbiamo, eccolo qui, sempre con lo stesso logo del Venusaur del Charizard, l'avevo fatto dell'altra volta, giapponese, bellissima l'olografia. Poi abbiamo Squirtle in prima edizione italiana, come potete vedere là dietro da sfondo c'è Squirtle in italiano, prima edizione PSA 10, come potete vedere lì è in prima edizione, ma nella diciamo nomenclatura, nella descrizione della PSA non c'è sta scritto, quindi questo la rende, diciamo, una pop 1 tra virgolette, perché c'è sta solo quella. Poi abbiamo, attenzione, poi anche se non fosse, comunque The Pop è bassissima. Poi abbiamo Wartortle in prima edizione italiana. Abbiamo qui, oh, guardate che spettacolo, Blastoise olografico in italiano. Guardate l'olografia, che spettacolo, tanta roba. Poi abbiamo, attenzione, la sua versione in prima edizione con uno swirl qua sopra. Poi andiamo con Squirtle Reverse della Legendary Collection, uno dei miei set preferiti, ma già ve l'avevo detto anche con il Charmander, cioè ve l'avevo detto con la collezione di Charizard. Poi Dark Wartortle Reverse, e come vedete la sciolta non ce l'ho perché ce l'ho là in PSA 9, quindi è inutile che prendevo pure la sciolta, spettacolare laggiù, non so se la vedete. Poi abbiamo Mega Blastoise EX, questa penso sia una carta random così in coreano che c'ho, non so manco come uscire fuori. Poi Blastoise olografico, bellissimo questo, e un'altra olografica, sempre di bianco e nero, così, sono dei set proprio dimenticati da tutti, però guardate che spettacolo. Poi abbiamo Blastoise EX, rosso fuoco e verde foglia, Blastoise livello 52, Blastoise Reverse. Questa qua, c'è stava pure una carta con scritto HS, che era il Golden Soul Silver...
qualcosa, non mi Undaunted, boh, non mi ricordo di che sette era. E forse pure Staff c'era, però boh, non so che fine hanno fatto. Poi abbiamo Blastoise Reverse di Ex Crystal Guardians, anzi Guardiani dei Cristalli perché in italiano. Poi abbiamo una carta che non si stacca, che è questa, detto, trasformata da Squirtle. Mega Blastoise EX di XY Evoluzioni, la full art, quella fuori serie, cioè. Mega Blastoise EX, Blastoise EX, Mega Blastoise EX, Blastoise EX, Mega Blastoise, no scherzo, Blastoise P GX full art, Wartortle Reverse, Squirtle Reverse. Eccolo qui, Blastoise EX di XY. A me queste full art qua mi piacciono un botto, molto meglio delle GX, quelle lì che ci stanno adesso. E poi, a parte non ci stanno neanche più le GX, adesso ci stanno le V, comunque vabbè. E per finire Mega Blastoise EX. Quindi, come avrete visto, quella di Blastoise, diciamo, è leggermente più povera come collezione, ma proprio perché sono state stampate, diciamo, meno copie, quindi ci sta. Prima edizione con la Swirl. E niente, ragazzi. Ah, nel video di Charizard, nella collezione di Charizard, mi ero dimenticato di parlare della PSA 9, quella Unlimited, è andata via la corrente. Non lo faccio più, lo giuro. Ragazzi, siccome mi sono dimenticato il Charizard, stava per andare via la corrente, quindi. Che vedo di? Quello lì, e poi i relativi Tomi. Ecco un altro Tomi, questa qui vecchissimo, di non so quanti anni fa. Pesantissimo, sto coso. Non mi ricordo neanche da dove usciva fuori, però è vecchissimo. Ecco, infatti, 1900. Se mettesse a fuoco, 1999, tanta roba. L'avevo trovato tipo in soffitta, boh, l'anno scorso, non mi ricordo quando. E niente, per questa collezione di Blastoise è tutto. E se volete anche collezione di Mew e collezione di Mewtwo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Oppure arriviamo tipo a 2000 like. Anche se, ve lo dico, ragazzi, anche se non arrivo a 2000 like, lo farò lo stesso. E quindi niente, per oggi è tutto. Like, subscribe, share e tutto quello che volete. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Instagram, Leonardo Barasotto G, Barasotto C. E niente, per oggi è tutto e buona giornata.